primo giorno di zona rossa in Sicilia, siamo a Catania, ci dirigiamo a Taormina per vedere qual è la situazione, se ci sono controlli, se la gente sta rispettando l'ordinanza del presidente della regione Musumeci e del conseguente DPCM. Vediamo un po'. Ci aspettiamo dei controlli sia in entrata che in uscita dall'autostrada. Vedremo cosa troveremo. Ricordiamo che oggi zona rossa, non è possibile circolare, tantomeno non è possibile uscire dal proprio comune di residenza se non per comprovate esigenze lavorative, di salute o altre esigenze straordinarie che devono essere provate. Siamo in tangenziale, quasi ai caselli per Messina. Vediamo un po' che situazione c'è. Entrati ufficialmente sulla Catania Messina, nessun controllo ai caselli, proseguiamo rotta per Taormina. Quando siamo giunti quasi a metà del nostro percorso, siamo in prossimità dell'uscita di Giarre, vediamo che per strada il traffico è quasi inesistente, abbiamo incrociato poche, davvero poche autovetture. Proseguiamo la nostra strada, il nostro cammino per Taormina. Abbiamo superato anche Fiume Freddo e siamo a poco meno di 5 km dal Giardini Naxos. Taormina già si vede all'orizzonte. Mostreremo adesso il nostro ingresso nella perla del Bagnoli. Ed eccoci giunti dopo poco più di mezz'ora di strada, senza aver trovato il minimo traffico. Siamo a Taormina, al casello, dove ci aspettiamo sicuramente le forze di polizia che ci controlleranno. Vediamo. Dal casello, ma di polizia neanche l'ombra. Proseguiamo allora verso il centro. Quasi giunti in centro,
poche centinaia di metri saremo all'ingresso del Corso Umberto, la via principale di Taormina, la via pedonale di Taormina. Vediamo se qua c'è qualche controllo o se è possibile proseguire. Sembrerebbe tutto filare liscio come l'olio. Benvenuti a Taormina.